Ciao a tutti, io sono Giovanna e oggi vi racconterò una storia proveniente da un paese lontano. Siete curiosi di conoscerla? Di un giovane ragazzo che un giorno decise di fare una bella passeggiata per i monti. A un certo punto sentì un rumore proprio proveniente dal cielo. Allora alzò lo sguardo e vide che sopra di lui stava volando una grossa, bellissima e maestosa aquila e vide che nel suo becco teneva un serpente. Allora, dato che era un po' curioso, decise di seguirla. E così, camminando, 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 arrivò fino alla cima del monte. Qui c'era un nido e dentro c'era proprio un aquilotto. Così la mamma aquila gli diede il serpente, che era il suo pranzo. E poi tornò a volare per i cieli. E il giovane ragazzo, lo avrete capito, era proprio curioso, si mise a osservare tutta la scena, ma notò qualcosa di strano. Il serpente si muoveva, sembrava proprio vivo, anzi, era vivo! E gli spuntarono i denti aguzzi e pericolosissimi, pronti a mordere l'aquilotto. Allora il giovane ragazzo gli corse incontro, prese l'aquilotto e scappò via, così poteva portarlo al sicuro. Ma stava tornando verso casa quando di nuovo sentì un grosso rumore sopra di lui. Era tornata la mamma aquila che gli urlò arrabbiatissima: «Cosa fai? Ridammi il mio aquilotto, è mio!» E il giovane ragazzo però disse: «Assolutamente no, sono stato io a salvarlo dal serpente, quindi ora spetta a me e rimarrà con me per il resto della vita». Ma la mamma aquila disse: «No, allora io ti propongo un patto. Tu mi restituisci il mio piccolo figlio e in cambio io ti darò i miei poteri, una vista fortissima e le mie grosse ali». Allora il giovane ragazzo acconsentì e, grazie a questi poteri e grazie all'aquila che gli fu accanto sempre, tutti i giorni, divenne un vero e proprio eroe per il suo popolo. Tutti lo acclamavano, lo ammiravano, dicevano: «Quanto sei bravo, quanto vorrei essere come te!» Il suo popolo lo ammirava talmente tanto che decise di incoronarlo re con il nome di Shipetar, che significa infatti figlio dell'aquila. E il suo regno, da quel giorno in poi, passò alla storia con il nome di Shiperi. Ma cosa vorrà mai dire? A voi resta scoprirlo. Nel frattempo, siete curiosi di sapere come si disegna un'aquila? Ciao ragazzi, io sono Dario. Volete sapere dove è andato oggi Ciro Liming? L'hanno avvistato nel cielo, proprio vicino a un'aquila come questa, che è anche il simbolo del paese che ha sorvolato. Guardate un po'. Come vola! Volete imparare a fare un'aquila come questa? Guardate allora il video. Allora, per incominciare a costruire la vostra aquila dovrete avere un bel pezzo di cartone grosso, molto grosso, e disegnare il corpo e le due ali. Qui le abbiamo fatte più o meno di 20-25 cm. Il cartone deve essere bello rigido e le ali devono essere più o meno lunghe come il corpo. Ok, dopodiché ritagliamo tutto e facciamo due buchi qui e due buchi all'estremità delle ali. Ora che abbiamo ritagliato tutto, con dello spago uniamo, come vi faccio vedere, le ali
al corpo dell'aquilotto. Ok, ora vi faccio vedere come ho costruito il bilancino delle ali. Ho preso una basalingua, classico, lo stecco dei ghiaccioli, diciamo, un po' più largo, e ho fatto tre buchi, uno al centro e due dai lati. Quello al centro servirà semplicemente per appenderlo, mentre quelli dei lati si finiscono così, come vedete, e serviranno per legarli alle ali. Nei taglietti che abbiamo fatto prima, diciamo. Ok? Ora vi faccio vedere. A questo punto, dopo aver fissato le ali e il bilancino, bisogna mettere un filo proprio qui, che ci servirà per tirare e far muovere le ali. Come vedete, io poi ho fatto degli altri tagli sulle ali, perché così si cercava di trovare il giusto equilibrio, perché sennò si rischia che le ali non si muovano. Ora vi faccio vedere appeso come funziona. Siete pronti? Ecco qui il nostro aquilotto appeso. Ora vi faccio vedere tirando la corda come muove le ali. Tantissimo! Avete visto? Ovviamente potete colorarlo come più vi piace. Ciao ragazzi!